L'atmosfera che abbiamo visto entrando nell'azienda Coria, le tavolate e il forno, possiamo parlare di gastronomia con il signor Coria, che di questo sicuramente è un punto fermo in materia. Sì, grazie. Io mi interesso abbastanza di enogastronomia, non solo come produttore di vini naturalmente, ma per il fatto di aver scritto molti libri, una decina di libri proprio sul vino e altrettanti sulla gastronomia. Uno dei miei fiori all'occhiello è appunto il Profumi di Sicilia, che è il classico libro con ben 700 pagine su tutta la storia della cucina siciliana. Per quanto riguarda la gastronomia del ragusano, noi abbiamo prevalentemente carne, al contrario di qualsiasi altra provincia della Sicilia, dove la carne non è stata mai molto ben lavorata, si lavora più sul pesce nella cucina siciliana, perlomeno quella occidentale. Qui invece la carne di maiale, in particolare l'agnello, che rappresentano i punti fermi veramente della gastronomia. È tutto questo mangiare di cui ci parla, come lo anneghiamo? Bene, per le carni, che ripeto sono prevalenti, infatti in questa zona c'è sempre prevalenza di vini rossi e c'è il cerasuolo di Vittoria, che è la cosa da chiedere per forza quando si va in un ristorante. Poi abbiamo i vini da dessert, che questi veramente non perché li produca io, ma certamente c'è un moscato e un solicchiato che hanno una caratteristica, quello di essere assolutamente abbinati con i dolci. E anzi, a proposito, se proprio ci tenete, anzi mi fa piacere che venite a vedere la zona di degustazione, proprio un posto proprio fatto apposta per la degustazione di tutti i vini nostri.